Però se Gaia, se che Gaia tutra 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 che adeva adeva tu, tu, tu che uh, faresti con uh, i ministri, avere i ministri, in, questo in, questo momento, in questo momento la domanda va fatta la domanda il Presidente. Non mancherà, mancherà delle posizioni in, 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 in modo rapido. Sul caso De Girolamo, come per l'ipotesi di rimpasto di governo, Renzi rimanda la palla al Premier Letta. Tocca a lui decidere sul destino dei ministri. È evidente che può chiedere le sue opinioni ai partiti, ma la scelta dei collaboratori spetta al capo dell'esecutivo, spiega il segretario del PD rispondendo in diretta alle domande via Twitter. Il Partito Democratico ha chiesto che il ministro vada in aula, racconti la sua versione. Nessuno fa dei processi, ancorché politici, in contumacia. Alla luce di quello che la del Girolamo dirà, il PD prenderà una posizione che sarà univoca. Non ci sarà bisogno di mediare. Ma Renzi dà anche una stoccata alla titolare dell'agricoltura, nell'occhio del ciclone, per l'inchiesta sugli appalti dell'Asle di Benevento, che non la vede comunque indagata. Fa un confronto con l'ex ministro IDEM, che abbandonò subito l'incarico per le polemiche sull'IMU della sua palestra Abitazione. Effettivamente la IDEM si è dimessa, mostrando uno stile profondamente diverso, dice. Dal PD è partito il pressing sulla ministra perché al di là dei risvolti giudiziari imbarazzano quelle frasi decise e colorite pronunciate nella casa beneventana della De Girolamo nel 2012 quando era una parlamentare del PDL e registrate di nascosto da uno dei partecipanti oggi indagato alle riunioni in cui si discuteva di gare e incarichi da favorire o ostacolare in base ad amicizie e appartenenze politiche. In serata sarà presentata un'interrogazione di alcuni deputati democratici con la richiesta di riferire nell'aula di Montecitorio, probabilmente venerdì. Il primo passo, perché l'obiettivo sono le dimissioni della De Girolamo, da ottenere senza il ricorso la mozione di sfiducia. Se tutto è confermato, dice Gozzi, è meglio che lasci. A difendere la De Girolamo il suo partito, il nuovo centrodestra. Siamo alle vite degli altri, dice il ministro per le riforme Quagliariello, citando il film sulle intercettazioni della Stasi, la polizia segreta nella Germania Est comunista. Piena solidarietà nei confronti della De Girolamo, una barbarie politica, dice Formigoni, che però aggiunge, se le cose stanno così, il panorama che emerge dalle intercettazioni è spiacevole. Il ministro, dal canto suo, annuncia un esposto alla magistratura di Benevento e al garante per violazione delle norme sulla privacy, per le registrazioni abusive e la loro divulgazione sulla stampa.